Bene, iniziamo per primi. Mano buffa. Però penso che la terremo, cioè il mana blu e rosso ce l'abbiamo, e abbiamo Galvanica più Tokast. Faremo Tokast al turno 3, però è possibile che anche pescheremo qualcos'altro nel frattempo. Isola. Ah, non è la pescata che avremmo voluto a questo turno, avremmo voluto sesso a questo 2. Abbastanza problematico forse. No, bisogna vedere cosa gioca lui e come evolve la partita. Se tipo adesso si tiene open sempre per fare counter, poi si neutralizza Tokast, può diventare un problema. Non è, però non fa così. Ah, finalmente arriva una stella. Sta andando bene. Vediamo cosa ci propone lui. Brainstorm. Potrebbe star giocando Jeskai Kitty oppure War Delve. Ci sono anche altre alternative tipo Kiln Fiend, però è da escludere in questo momento storico. Vediamo cosa ci propone lui, perché se ci si tiene sempre open per counters, poi a quel punto conviene sempre UR fate. Noi potremmo. No, non facciamo niente. Avremmo potuto tirare Galvanica solo per fargli usare la sprite, però non avendo Atog in mano non avrebbe avuto senso. E comunque Atog possiamo farlo risolvere grazie a Galvanica o Mautog. Noi qua spacchiamo. Spacchiamo stellina per cercare qualcosa da pescare. Speriamo che non sia un cantrip a costo 1. Questa è una pescata abbastanza buona. Però caspita, cosa vuol dire? Allora, questo Maddol lo trasmutiamo per Ato che proviamo a giocare al prossimo turno. È un po' rischioso. Forse però ci siamo costretti a farlo. E poi chiuderemo di Temur Battle Rage, però non siamo sicuri di chiudere. Quindi a mio avviso conviene passare qua. Anche perché comunque ci manca il colore. Dato che comunque dovremmo andare in discard, tiriamo Galvanica su questo mostro così non si può fare ninja. Il problema è che ci manca un mana fixer qua per essere agevoli col mana in modo da tenerci open sia di Maddol che di Galvanica. UR Delver non è un matchup bellissimo. Oh, abbiamo il counter per Atog. Tra l'altro abbiamo fatto bene ad ammazzargli la fatina perché così se nel caso pescassimo Atog possiamo far risolverlo con Maddol e Mixto. Qua forse ho sbagliato a giocare Ancient Den. Forse qua ci potrebbe fare un counter su Tokast. Non ce lo fa, ci va benissimo. Abbiamo pescato il mana fixer che ci serviva. Abbiamo pescato anche la seconda fornace, abbastanza interessante a questo punto. Problema qui ovviamente è che non possiamo fare molto e dobbiamo passare. Può essere un problema anche Ninja adesso. Vediamo cosa fa lui però. L'alternativa potrebbe essere, nel caso lui ci facesse ninja, di fargli Galvanica su ninja, in modo da che si perda i tappi out per fare counter, tipo Fatina o Counterspell. A quel punto noi. Purtroppo non va. Dopo non fa ninja, a quel punto noi al prossimo turno avremmo potuto fare Maddol più Atog. Bene, questo può essere importante adesso, semplicemente perché ci fa pescare. Molto male. Intanto però che lui non mette pressione, siamo ancora cavallo. Abbiamo visto triplo Tokast. Però la partita non sta andando bene. In realtà comunque è abbastanza normale che stia andando così la partita. Abbiamo tenuto una mano lenta,
e con molto poche pescate. No, aspettate, forse zero pescata addirittura. Ah no, c'è solo un tucas. Adesso vediamo cosa ci propone. Adesso è probabile che arrivi ninja. Niente ninja ancora. Questo preordine può essere problematico. Però dobbiamo far sì che lui faccia qualcosa. È probabile che ci faccia una fatina sopra. Infatti. Facciamo galvanica su fatina. Se ci fa. Non ci fa un counter. Bene. Vediamo se c'è cosa. Abbiamo l'attacco. Peschiamo l'attacco. Vediamo se abbiamo vinto. Intanto giochiamo Atog. Non abbiamo vinto perché comunque c'è un counter, perché ce lo tirerà su Atog. Noi facciamo Atog the Mixture su counter. Sa dispara è forte qui. Sayonara Maddol. Sayonara counter. Benvenuto Atog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passiamo. Dopo abbiamo tripla chiusura in mano. Non sacrifichiamo niente per eventuale botto. Cioè, non sacrifichiamo niente nell'eventualità che ci faccia eventuale botto. Wow, 7 danni. Così, in amicizia. Sa doppio scred. È una persona problematica. Mi piace Galvanica perché ci permette eventualmente di fare danni addizionali in faccia e ci permette di neutralizzare una fatina. Sono 7, devo sacrificare altri due sassi. Dobbiamo sacrificare le terre perché mi serve il mana. Adesso lui probabilmente aspetta solo che io mi sacchi tutte le terre e dopo mi farà un altro botto in faccia. Non c'è il botto. Non c'è il botto. L'ho messo. Però ha tenuto una carta in cima. Ah, forse è l'aura che ha pescato. Pesca un preordain. Se pesca preordain e lo gioca subito. Abbiamo praticamente la vittoria. Abbiamo la vittoria assicurata anche senza praticamente. Ah, ho sbagliato qua, avrei potuto fargli Galvanica in faccia. Se avessi fatto Galvanica in faccia e lui si avesse fatto una fata, eravamo certi che non ci avrebbe fatto botto su Atog. Però sembra che non ce l'ha. Sembra che non ce l'abbia. Perfetto. Senza Hydroblast, Atog è veramente ingestibile, questo site. Preside. Allora, noi in teoria abbiamo vinto anche senza fare Icore. 3. 6 mana, possiamo. Sono 3, 6, 7 artefatti, vuol dire che può prendere 7. Se prende 7 di forza. Un attimo, se prende più. No, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quindi 25. 50. No, scusate, che cacchio dico? No, sono 25 più galvanica in faccia, quindi non siamo sicuri di chiudere in quella maniera probabilmente, però abbiamo la possibilità eventualmente di fare cosa, no? No, aspettate. Comunque lui non ci può fare counter su 3, 6, 7, vuol dire che sono 14, quindi 14, 30, 30 meno 6, sì, abbiamo vinto. Che bella la matematica e non saperlo. Qualcuno ammucchia adesso, probabilmente. In realtà avrei potuto tenermi un blue open per Maddol the Mixture eventualmente. Ha concesso, bene. Abbiamo tenuto una mano un po' rischiosa, però la sua partenza lenta ci ha premiato. Allora, post side, come lo vogliamo strutturare la partita?
Non è uno dei matchup migliori, post side. Probabilmente dobbiamo toglierci Maddol e giocare una quantità di risposte che sia proporzionale praticamente al gameplay che vogliamo adottare. Le scelte sono molte in realtà, perché comunque come abbiamo visto per side abbiamo un main deck che comunque può essere abbastanza buono anche perché giochiamo doppio Fire and Ice. Post side dobbiamo tenere due carte, Gorilla Shaman e Hydroblast. Abbiamo anche le fatine ai ninja che possono essere problematici, però comunque giocando 6 botti possiamo gestirli già abbastanza bene. Se mettiamo dentro le Pyroblast possiamo calare con le galvaniche. Se mettiamo dentro le Hydroblast probabilmente caleremo con i Maddol. Quindi a questo punto possiamo togliere le galvaniche. Mettiamo dentro Pyroblast perché Pyroblast è un counter secco, ne utilizza anche Fata e Counterspell. Hydroblast dobbiamo mettere perché da Gorilla Shaman moriamo, possiamo fare almeno di metterne 3, forse. Il problema è che così se ne mettiamo solo 2 rischiamo di morire da, che so, botto su Atog o da Gorilla giocato a caso. In realtà la Gorilla non si gioca molto, però quelle volte che lo giocano può essere un problema. Quindi un'alternativa a Gorilla potrebbe essere mettere dentro Gearseeker Serpent e diciamo fregarsene un po' della possibilità che ci possa fare Pyroblast o Scred su Serpe. Comunque Serpe è abbastanza interessante come gameplay in alternativo. Serpe eventualmente ci permette di ridurre l'importanza della combo sul matchup, considerato che comunque lui giocherà un sacco di 8 post side. Volendo potremmo mettere Panalysis per pescare extra. Possiamo pensare di ridurre il numero di preordain perché comunque sta sotto a coso. Potrebbe anche giocare Shenanigans, anche quello è vero. Potremmo togliere una Chromatic Star. Delle Chromatic Star perché comunque sono più deboli rispetto agli altri drop 1 del mazzo. Potremmo tenere così, non sarebbe neanche male. Facciamo solo 3 Maddol eventualmente, con le 3 Serpi comunque è abbastanza buona come sideata. E speriamo che non ci faccia Gorilla. Alternativamente da Gorilla dobbiamo giocare, cercare di vincere con Serpe. Un po' come salvare capre cavoli questa sfilata in realtà. Dunque, abbiamo fatto bene a tenere preordine e terremo appunto per il fatto che possiamo fare preordine di turno 1. Sono tante terre, eh. Se avessimo Faithless Looting potremmo gestire molto meglio questa mano. Però, anche così non ci lamentiamo. Anche perché non abbiamo il mana rosso. E comunque abbiamo doppio peschino, di cui uno possiamo già tirare al turno 1. Fatta di nuovo. Quindi probabilmente non giochi Delver. Anche perché gioca gli auguri, quindi non giochi Delver. Il fatto di non giocare i Delver ci aiuta molto. Allora, lui ha tenuto mano a 6 carte, quindi ha preso un Mulligan. Abbiamo pescato la Serpona, bene. Peschiamo. Sinceramente non sono le carte che voglio pescare adesso, quindi anche per il fatto di aver pescato Serpe possiamo valutare di metterli sotto. Questa stella può essere abbastanza inutile adesso, vediamo cosa ci propone lui. Cicla, bene. Montagna, speriamo che non faccia gorilla. A parte il fatto che non lo giocherà mai adesso. Bello quel fling. Questo costa 2, quindi non possiamo fare niente, è un peccato. Lui si tiene open così. Ninja. Ninja. Niente ninja. Non possiamo fare prisma, peccato. 2, 3, 4. Potremmo fare serpe. Che invece di costare 8 costerebbe 3, infatti. Il problema è che stiamo sotto a Pyroblast e Counterspell, però non è neanche detto che ce l'abbia. Se ci neutralizza queste, comunque stiamo un po' messi meglio nella race. Un momento. Non sacrifichiamo stella per a Counterspell. A Pyroblast? Problema. Non sacrifichiamo stella perché non abbiamo. Lui ci può fare Spellstatter Sprite su Prophetic Prism.
Forse abbiamo fatto male a togliere tutte e quattro le galvaniche, sinceramente. Però lui vedo che sta floddando. Ah, però c'è un ponder. Non ho capito perché fare ponder dopo aver fatto Ashbarrens, però. Non ha senso. Vediamo cosa ci propone. Potrebbe arrivare un counter su Towcast. Quindi noi tiriamo Chromatic Star. Non la neutralizza. Tiriamo Towcast. Non lo neutralizza, però cacchio. Non possiamo lamentarci che ci manca il colore adesso. Quell'attacco adesso sarebbe stato paradossalmente forte, però non potevamo pensare che avremmo pescato tutte queste terre. Questo sarebbe stato forte da farci una Pyroblast sopra. Ah, il counter. Se peschiamo un Atog, possiamo eventualmente pensare di fare Prisma solo per vedere se, di battitargli una Sprite. Su Prisma. Wow. Hai counter limitati in mano o ha paura della combo? Però cacchio. Noi ci teniamo sempre open fin tanto che non possiamo giocare qualcosa protetto. Lui comunque vediamo che sta giocando attorno alle nostre eventuali risposte, attorno alla nostra eventuale combo, quindi ci regala un po' di tempo questa cosa. Ah, continua a tirare queste fate sceme. A parte che disegno bruttissimo. Non penso che. A questo punto non tirerà mai ninja. Tra l'altro, la cosa interessante è che queste fate praticamente gli stanno facendo svantaggio in mano, dato che comunque non pescano. La profetizza ne basta. Vediamo cosa ha fatto con quella Ferissil. Una in fondo e una in cima. Mi piace Towcast adesso. Questo non ce lo neutralizza dunque. Cominciamo a seccare un po' di stelle per pescare, vale. Può essere interessante la Wildspring adesso. Solo perché. Ah, abbiamo un target per counter. Dobbiamo ridurre le carte della combo e aumentare i pezzi da. Mi piace fare in dice a questo punto. Post side, allora, in G3, dobbiamo ridurre il numero di fling, forse addirittura portarli a zero, e tenere più risposte come galvanica. Tra l'altro in questa lista devo sostituire le Red Elemental Blast, cioè devo sostituire le Hydro Blast e le Pyroblast con le Red Elemental Blast e Blue Elemental Blast. Abbiamo Atog. 2, 4, 6, 7. Lui ci farà sicuramente counter su Atog o su Serpe. Vediamo se a doppio counter può farci addirittura. Ah, questo è importante. Possiamo fargli triplo mostro. In realtà, per come siamo messi, possiamo tergiversare ancora un po' nella sua out. Attenzione, questo è importante. Sì, nella sua out gli tappiamo. Terra l'ho fatta, sì. Nella sua out gli tapperò una terra in modo da poter. Cioè, gli tappiamo o la montagna oppure una delle terre blu. Male. Ah no, era solo da uno. Speriamo che non abbia pescato un'altra capa. Tappiamo una terra così o ci neutralizza ghiaccio sulla terra oppure ci permette di risolvere almeno un mostro in più. Atog, poi vedremo cosa fare, perché eventualmente possiamo già pensare di cominciare a saccare lei con Wildspring solo per pescare. Di fatto Atog diventa un pesca 3 a costo 2, e non è male. Anche Delver, giochi? Quindi so che hai un counter spell in mano.
potresti avere Fatina. Se hai Fatina è un po' un problema. Mi sa che devo ammazzargli due pezzi, però a questo punto lui probabilmente non ce li. Non si spreca un counter qui sopra, perché ho la mano piena. Ho fatto bab. È forte questo compasso adesso, siamo tanto bassi di vita. Non penso che ci faccia counter sopra. So che è un counterspell. Allora, atto che ci permette di chiudere il turno dopo, però lui ha un sacco di protezioni per la combo. Atto che ci permette anche di pescare un botto. Quindi la cosa più forte probabilmente potrebbe essere giocare serve. Perché qua o ci fa una Red Elemental Blast oppure ci fa Counterspell. E ha tre carte in mano, quindi è possibile che poi ci permetta di vincere. Vediamo un po' come si tappa out. Se ci tappa out per Counterspell abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Perché facciamo atto più fling. Bravo me. Questo è stato. Boh, si vede che lui pensava che non avessi niente. Cioè, praticamente le serpi ci hanno fatto vincere solo perché le abbiamo fatto usare i counter in più. O lui a 20, non so se possa fare qualche cosa strana. Però vincere al turno 8 comunque con quella mano lì non è stato per niente, niente male. Però gioca una lista strana il tipo, perché effettivamente giocare sia Felixir che Delverine non capisco cosa abbia potuto togliere. O forse il gioco di Side, anche questa è una possibilità magari. Contro mazzi combo, contro aggro, contro Tron, tendono ad essere abbastanza impattanti a volte. Buono, quindi siamo 2-0 in questa lega.